Buonasera a tutti e benvenuti alla seconda puntata delle Fiabe di Stivalandia. Erano giorni sempre più strani quelli che ultimamente si vivevano a Stivalandia. Forse i ben informati tra voi già sapranno cosa stava accadendo. Nonostante gli sforzi dei maghi e di tutti gli stivalesi, il sortilegio era nell'aria più che mai, diffuso dai perfidi draghi covidoni. Ilarietta, la mamma di Carletto, iniziava a sentirsi un po' smarrita, proprio come quando si vaga per una foresta per la prima volta e non si conoscono abbastanza bene gli odori per potersi orientare. Di certo, amava stare nella tana con il suo cucciolo, ma anche per lei era una condizione nuova, a cui non era abituata. Le mancavano tanto il lavoro, le soddisfazioni, la compagnia dei colleghi. La sua coda ormai tremava dall'alba al tramonto, per non parlare della notte. Si sentiva quasi un coniglio, o un lemure, o uno di quegli strani animali che saltellano anziché correre. Aveva veramente una pulce per pelo, ed erano lune, lune e lune, che la separavano dall'ultima volta in cui si era sentita così. Ma si era mai sentita così? Le sue preoccupazioni di lupetta si moltiplicavano per ogni lupo della sua casa. Pensava al suo Carletto. Lui era un cucciolo così energico e gioioso, ma al tempo stesso piccolo e fragile. E iniziava ad essere ogni giorno più irrequieto. Se ripensava a quello che era successo solo pochi giorni prima, come aveva ridotto la sua camera. Che il vento mi porti. Ha le zampine giovani quel mio lupacchiotto. Ma chi lo avrebbe mai detto che potesse risentire così tanto di questa situazione, pensava. Non se lo sarebbe mai immaginato. Ma il suo cucciolo di domande ne faceva e come. Pensava anche al suo lupo forte e grande, papà Lele, che ogni giorno andava a lavorare. Lei si accorgeva di come a volte lui tornasse a casa allarmato, come se avesse visto un cacciatore. Correva veloce come il vento dell'inverno e arrivava a casa stanco come se ci fosse l'afa dell'estate. E poi i suoi genitori, i nonni di Carletto, che vivevano lontano ed erano a rischio di quegli odiosi covidoni. Esisteva qualcosa di peggio di quei mostri? Per fortuna, c'erano tutti quei maghi che con grande sacrificio svolgevano il loro lavoro. Per lei erano dei veri e propri eroi. Insomma, ora capite perché Ilarietta era così preoccupata. La notte, quando si accucciava, teneva un occhio chiuso e un occhio aperto e tra sé e sé si domandava: come faranno i maghi a sconfiggere il sortilegio? Come faceva la mia saggia mamma lupa quando i tempi erano duri e quando c'erano difficoltà? Perché non gliel'ho mai chiesto prima? Chissà, forse non ne aveva avuto mai bisogno fino ad ora, ma quanto le sarebbe piaciuto poter parlare con lei. Si sarebbe tranquillizzata almeno un po'. La povera Ilarietta si sentiva a volte in colpa e a disagio, a volte nervosa e arrabbiata. Non aveva più un momento per sé. Con tutte le cose da fare nella tana, poi. Si chiedeva se le sue amiche lupacchiotte vivessero le sue stesse difficoltà o no. E il povero Carletto. Ogni giorno lui sperava di poter uscire e dirgli continuamente di no non le faceva affatto piacere, per non parlare poi delle domande che le poneva. Oh, lupo selvaggio! E ne faceva in abbondanza. E lei, certo, provava il più possibile a dargli spiegazioni. Eppure, a volte può essere difficile spiegare persino perché il sole brilla in cielo, perché i fiumi scorrono, o perché a volte ci ritroviamo a essere tristi o spaventati. E queste cose sono cose che esistono dalla notte dei tempi. Figuriamoci quanto era difficile parlare dei 19 draghi in cielo e del loro sortilegio, e fargli capire che la migliore difesa era la loro stessa tana. Provava a distrarlo da queste domande in ogni modo possibile, inventandosi le cose più buffe, credetemi. Una volta, per esempio, fece l'imitazione della maestra mettendosi i vestiti della nonna, spassosissima, giuro. Un'altra volta avevano fatto una gara di corsa su una zampa per tutta casa. Un'altra ancora, e questa ve la racconto in gran confidenza, con Carletto si misero a sbranare tutti i vestiti sportivi del papà che a lei non piacevano più. Povero papà Lele. Li sta ancora cercando. Era stato molto divertente e così facendo si era distratta anche lei. Ma i giorni passavano e la situazione non cambiava. Le notti portavano sempre più pensieri e sempre meno sonno. Ilarietta continuava a pensare che la sua saggia mamma avrebbe potuto aiutarla. E a questo, in fondo, che servono i saggi, pensava. Ma
Ma come parlarle se nessuno poteva uscire? Per fortuna, un giorno vide passare un uccellino ed è risaputo che a Stivalandia gli uccellini sono gli addetti alle comunicazioni. «Uccellino! Uccellino!» chiamò. «Ho bisogno di un grande favore. Puoi chiedere delle cose alla mia saggia mamma e poi comunicarmi la risposta?» «Certo, signora Lupetta, ma è molto pericoloso per me volare in questo periodo», disse velocemente l'uccellino mentre batteva le ali spaventato e guardingo. «Perciò potrò farle una sola domanda». «Cosa vorresti chiedere, dunque?» «Una sola? Ma io avrei così tante domande». «Ma... d'accordo. Allora, vorrei che le chiedessi... cara mamma, come mi devo comportare in questo momento difficile?» «Va, uccellino, e portami una risposta che mi sia di conforto». Il giorno successivo, l'uccellino arrivò da mamma Lupetta in gran fretta e iniziò a cinguettare. «Dice tua madre di non disperare e dentro di te la risposta cercare». Ilarietta rimase stupita nel sentire questa strana filastrocca. Si agitò, si arrabbiò e infine si rassegnò. Tuttavia, quella notte fece un sogno. Sognò di non avere più le sue solite zampe da lupo, ma di avere una bacchetta in mano con cui, con grande destrezza e audacia, sconfiggeva tutti i sortilegi dei covidoni. Era diventata una dei maghi. Il mattino seguente, mentre stava facendo colazione, continuava a chiedersi cosa significasse quel sogno. Presa dai suoi pensieri, sentì che Carletto a un certo punto le chiese: «Mamma, mamma, come si fa a diventare grandi?» Ancora un po' in sovrappensiero rispose: «Vedi, amore, ci sono cose che si imparano a fare e altre che pian piano si impara a diventare». Tutto d'un tratto capì le parole della sua saggia mamma e anche il suo sogno. Allora comprese che non c'è modo giusto o sbagliato di essere genitore, o mago, o altro, e che Carletto aveva bisogno di fare domande, perché per lui, piccolo Lupetto, non c'erano in tutto il regno dei maghi più coraggiosi della sua mamma e del suo papà. Ilarietta capì che erano loro i suoi eroi, e questo le fece sentire una grande forza. Finisce qui la nostra seconda puntata delle Fiabe di Stivalandia. Grazie per i tanti commenti e i tanti disegni. Continuate ad inviarceli. Ci vediamo la settimana prossima. Un saluto da tutta Psi Plus.